Beto Cormio, una vittoria, veramente una partita degna di una finale scudetto, la Lube che lotta con le unghie e con i denti e si porta a casa un match straordinario che vale due punti importanti per raggiungere il secondo posto in classifica. Ma guarda, il problema in questa fase secondo me è quello che quando alcune cose non vanno e oggi a più riprese non sono andate, non abbiamo la possibilità di effettuare cambi, non abbiamo sostituzioni, abbiamo due italiani ancora fuori, non possiamo provare a dare un senso diverso alla partita o solo a far riposare e rifiatare un giocatore. Quelli sono e quelli devono stare in campo al di là di qualche peripezia che il coach si è permesso, però questa partita al di là del secondo posto è già proiettata verso quelle posizioni che garantiranno anche l'accesso alla prossima Champions League, che nel volley, come peraltro nel calcio, è molto importante dal punto di vista anche economico, quindi dobbiamo lavorare per ottenere sempre il massimo, andare avanti, cercare di fare del nostro meglio. Credo che nel giro di 10 giorni, 12 giorni, Juan Torena torni con noi e quindi questo è sicuramente qualcosa che ci darà la possibilità di giostrare meglio i giocatori disponibili. Com'è lo stato del volley italiano in questo momento? Lei se lo sarebbe mai aspettato un nuovo anno simile a con tutte le difficoltà dello scorso anno? Com'è lo status del volley italiano di oggi secondo lei? Non è bello perché ci mancano, credo, tanti soldi, tanto calore e soprattutto penso che quando torneremo alla normalità sarà comunque difficile riportare la gente all'interno del Palasport con l'entusiasmo di prima e nel numero di prima. Oggi con il pubblico al 35% abbiamo venduto i pochi biglietti, 300, quelli che erano fuori dagli abbonamenti, però con un'altra avversaria non sarebbe accaduto perché la gente un po' ancora paura, mentre i palazzetti sono assolutamente sicuri. Noi abbiamo bisogno prima di calore e poi anche di aiuti, perché credo che solo la nostra società ha non solo pagato credo quasi 200.000 euro di tamponi in questi due anni, ma anche rinunciato a quasi 2 milioni di euro tra incassi e mancati sponsor. Quindi è una situazione molto complessa che spero si risolva al più presto e invito tutti i proprietari delle società, non solo il nostro che è una persona straordinaria, ma anche quelli degli altri club, perché lo spettacolo non si fa mai da soli, a tenere duro e a sperare veramente che sia l'ultimo grande sacrificio che abbiamo fatto. L'ultima domanda, i rumors di mercato hanno qualcosa di vero? Si vocifera che forse qui nella Lube si parla di un nuovo posto 4, occhi puntati forse su un grande talento che è Mattia Bottolo, le voci che girano hanno qualche fondo di verità? Guarda, le idee quando si scollina e si inizia la seconda parte della stagione bisogna averle, è inutile bleffare ed essere ipocriti, le idee bisogna averle perché alla fine bisogna pensare di allestire una squadra. Quello che posso dire è che in questo momento assolutamente niente è stato fatto e i passi avanti verranno fatti molto più in là. Però tra società si parla, si collabora, se così possiamo dire, per quello che sarà un mercato tutto di là da venire, che sicuramente in questo momento peraltro non ci disturba, anche quando attribuiscono situazioni a giocatori nostri o a giocatori di altre squadre. Siamo sereni, siamo abituati, dobbiamo pensare ai nostri obiettivi, il mercato verrà e per i giornalisti ci sarà tempo per scrivere.